Gigio Donnarumma para il rigore decisivo e scatena la festa in tutte le piazze d'Italia. Della più grande fan zone d'Europa. Abbiamo dimostrato di essere i più forti d'Europa. Ora abbiamo sofferto, abbiamo risalito la china e ora siamo là. Siamo là ad alzare la coppa. Forza azzurri! Il momento più brutto di tutta la partita è quando l'Inghilterra ha sbagliato l'ultimo rigore. Io lì sono stata molto molto triste perché in realtà speravo lo segnasse, ovviamente. Soprattutto per la regina che era 40 anni che non vedeva una vittoria e manco quest'anno niente. Dai maxi schermi di Roma e Bologna fino a Lampedusa, nelle piazze di molte città, dalle migliaia di locali pubblici o in casa tra amici, alla fine della partita mezza Italia si è riversata in strada e l'invito a rispettare le regole anticontagio lo hanno rispettato davvero in pochi. È stata unica, siamo campioni. Siamo i campioni. Forza Italia, sopra di noi niente. Campioni d'Europa, siamo campioni d'Europa. Grandiosi, finalmente una vittoria per l'Italia, per gli italiani che vivono a Londra. Ma non tutto è andato liscio. A Milano almeno 15 persone sono rimaste ferite in Piazza Duomo, 3 giovani gravi. A causa dello scoppio di petardi, 2 sono stati portati in codice rosso con ferite a torace e addome. Un altro ha subito l'amputazione di 3 dita. Al CT Roberto Mancini, il merito di aver saputo dare una marcia in più ai suoi ragazzi, ci racconta la sua storia, Gabriele Lobello. Roberto Mancini nasce a Jesi nel 64 e debutta ancora sedicenne nel Bologna. Mi sento un ragazzo come prima, ecco, non è che mi monta la testa. Un anno dopo approda la Sampdoria del presidente Paolo Mantovani, di cui diventerà colonna e storia indelebile, disputando 566 partite e segnando 173 reti. Alchimia che raggiunge le vette più alte quando il Mancio diventa uno dei due gemelli del gol con Gianluca Vialli. Ed è con Vialli nella Samp di Boscov che Mancini, il 20 maggio del 92, gioca proprio a Wembley, perdendola alla finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona. Dolore dissolto ieri sera nel lungo abbraccio tra i due ex compagni in lacrime. Gli ultimi 3 anni della sua carriera il Mancio li passerà nella Lazio. Con la maglia della nazionale colleziona 36 presenze e 4 reti, partecipando alle spedizioni degli europei dell'88 e a Italia 90. Nel 2000 comincia la carriera da allenatore come secondo di Eriksson alla Lazio e l'anno dopo alla Fiorentina. Sulla sua strada anche l'Inter, che guiderà per 226 partite. A fine 2009 si trasferisce in Gran Bretagna per allenare il Manchester City, con cui vincerà una Premier League. Nel 2018 e il 14 maggio approda la nazionale italiana. Enorme la delusione tra i tifosi inglesi che hanno dato esempi di mancanza di fair play. Sentiamo Anna Mazzone. Play sarebbe stato il grande assente della finale degli europei di calcio, lo si era intuito dai fischi dei tifosi inglesi sulle prime note dell'inno italiano al Wembley Stadium. E la conferma è arrivata alla fine della partita con una premiazione disertata dai fan britannici che hanno lasciato lo stadio al fischio finale, anticipando l'atto di sdegno di molti giocatori che ancora sul podio si sono sfilati la medaglia del secondo posto di fronte alle telecamere, come a dire: noi non accettiamo di essere stati sconfitti. Fin qui gli atteggiamenti antisportivi, brutti, ma pazienza. Ma quando il vuoto lasciato dal fair play, di cui amano fregiarsi gli inglesi, viene riempito dal razzismo, allora non si può chiudere un occhio. And to those who have been directing racist abuse. A quelli che hanno insultato con parole razziste alcuni giocatori dico: vergognatevi. Così il premier Boris Johnson, quando sui social media hanno cominciato a diffondersi ignobili offese ai 3 giocatori di colore che hanno sbagliato i rigori, consegnando la vittoria all'Italia. Un'alta marea di rabbia e di odio, ancora più grave se si pensa che all'inizio di ogni singola partita di questi europei l'Inghilterra si è sempre inginocchiata proprio contro il razzismo.